Buongiorno a tutti ragazzi. È stato l'open day, career day. Infatti un sacco. Ed è andato a passetto. Abbiamo finalmente cominciato a familiarizzare con quello che è il ciclo di riferimento per gli impianti motori con turbine a gas, ovvero il cosiddetto ciclo di Joule. Per il momento, ancora per un pochino, stiamo facendo riferimento a quello che abbiamo chiamato ciclo ideale. Questo è il ciclo ideale, l'abbiamo descritto, abbiamo visto quali sono le quattro trasformazioni di cui si compone, abbiamo anche disegnato uno schema possibile di impianto con i quattro componenti, le quattro macchine all'interno delle quali si realizza ciascuna di queste quattro trasformazioni. E abbiamo iniziato a discutere di cosa si può ricavare da un ciclo di questo genere. Abbiamo visto appunto come il risultato, l'obiettivo a cui si tende per questo tipo di ciclo è appunto ottenere energia meccanica a spese dell'energia termica introdotta grazie alla fonte primaria di energia che abbiamo utilizzato. E quindi il nostro obiettivo è quello che abbiamo chiamato il lavoro utile. Abbiamo visto, appunto, intendiamo con questo termine il lavoro netto che riusciamo a mettere a disposizione dell'utilizzatore, ovvero la differenza tra il lavoro che si ottiene durante la fase di espansione, la T4, che è la trasformazione che troviamo rappresentata su questo diagramma, e la differenza con il lavoro che si spende durante la trasformazione di compressione, la 1-2 del nostro diagramma. Poi abbiamo cominciato a introdurre altro importante parametro tipico di tutti di tutte le compressioni termodinamiche, ovvero, d'accordo, abbiamo ottenuto questo risultato, questo
energia meccanica in termini di lavoro utile, così come l'abbiamo definito un attimo fa, ma quanto ci è costato questo risultato in termini di energia primaria che abbiamo consumato? E quindi sostanzialmente confrontiamo il lavoro utile ottenuto con l'energia termica introdotta nell'impianto. Confrontiamo, nel senso ne facciamo il rapporto, e questo definisce appunto il rendimento di questo ciclo termodinamico. Essendo per il momento, avendo fatto per il momento riferimento al ciclo ideale, questo sarà il rendimento cosiddetto ideale del ciclo, espresso appunto dal rapporto tra il lavoro utile ottenuto e la quantità di energia termica fornita al fluido. Avevamo analizzato un po' questa espressione, riprendo dove eravamo praticamente rimasti l'ultima volta, elaborando un po' questa espressione, che può anche scriversi in questo modo. Alla fine avevamo trovato come risultato questo risultato, dove appunto i simboli, li riepiloghiamo un attimo, sono ancora le prime volte che li incontreremo molto spesso, perdiamo due secondi per riepilogare un attimo, il rapporto fra la pressione massima e la pressione minima del ciclo, in questo ciclo ma anche negli altri che studieremo, quindi una cosa che ci troveremo anche in seguito, normalmente prende il nome di rapporto di compressione e sempre tradizionalmente viene indicato con la lettera greca beta. L'esponente di questo beta è appunto, deriva dal noto rapporto tra i calori specifici del gas che viene utilizzato come fluido motore, rapporto tra il calore specifico, la pressione costante e quello a volume costante, quindi C con P su C con P, che è indicato con la lettera K, e poi per comodità, per risparmiare qualche segno grafico, il rapporto K-1 su K lo chiamiamo con la lettera greca lambda. E se non sbaglio da queste parti eravamo arrivati, e anzi, più che da queste parti avevamo anche aggiunto che in base a quella espressione si vede alla fine che il rendimento dipende in qualche maniera dal tipo di fluido che è stato utilizzato. Perché? Perché appunto c'è la dipendenza da questo K, che è una caratteristica C con P, C con V, a parità di parametri termodinamici cambia chiaramente con il tipo di fluido. Un conto è se questo fluido è aria, se è una miscela di gas, se è azoto, se è ossigeno puro, ogni gas ha il suo valore di K. E vabbè, quindi questo per essere precisi come deriva da questa espressione. Però è chiaro che normalmente uno individua il tipo di fluido, come vedremo nel ciclo reale non ci sarà neanche da scegliere tanto, quello sarà, ne parleremo dalla prossima volta del ciclo reale, e quindi diciamo non è un parametro sul quale si può intervenire più di tanto per modificare il rendimento del ciclo. E viceversa notiamo importante considerazione è quella, è appunto la dipendenza dal rapporto di compressione, ovvero vediamo come il rendimento appunto tenda ad aumentare
indefinitamente con il rapporto di compressione. Quindi se lo riportiamo, abbiamo delle curve di questo genere, dove è chiaro che il guadagno percentuale va attenuandosi mano a mano che si incrementa il nostro rapporto di compressione, e questo diciamo ottenuto per un certo valore di K, se sempre a livello così generale vogliamo considerare un altro fluido con un K più grande, per esempio avremo un andamento di questo genere, ma la tendenza rimane chiaramente la stessa. E quello che appunto avevamo anche detto è che si vede che sempre, vi ricordo, sotto questa ipotesi di ciclo ideale, lo sottolineo, l'avevamo già detto l'altra volta, lo sottolineo ancora una volta, ipotesi di ciclo ideale, perché vedremo nel ciclo reale le cose vanno abbastanza diversamente, e quindi è bene non dimenticare che siamo sotto ipotesi di ciclo ideale. Vediamo che una volta che ho fissato appunto le due isobare, quindi quella relativa al fluido nelle condizioni di partenza, quindi dico uno che è quasi un dato non variabile, quindi individuata la pressione massima, il loro rapporto beta, e fermarsi a un valore di temperatura più o meno elevata non ha influenza sul valore del rendimento ideale, ok? E appunto in quell'espressione, come vediamo, non compare. Quindi se il ciclo fosse stato per esempio quest'altro, sia il ciclo che abbiamo disegnato precedentemente, sia questo 1, 2, 3, 4, a livello di cicli ideali, avrebbero entrambi lo stesso rendimento. Ok, l'altra considerazione invece è che comunque avendo fissata una certa temperatura massima, per esempio questa T3 che avevamo disegnato all'inizio, ok? Fissata questa temperatura massima, evidentemente se facciamo crescere, senza superare questa temperatura T3, se facciamo crescere il valore della pressione massima T2, per esempio il ciclo diventerebbe quest'altro. E via discorrendo, per esempio la facciamo crescere ancora, come vedete il ciclo diventa sempre più piccolo, la sua area diventa sempre più piccola, però appunto allontanando le due isobare, come vediamo in questa espressione, il rendimento continua a crescere. Fisicamente significa che ci ricordiamo che nel ciclo ideale l'area del ciclo, l'avevamo visto, l'avevamo sottolineato l'altra volta, l'area del ciclo rappresenta ci dà un'idea del lavoro utile, perché proprio come differenza fra tutta la quantità di calore fornita e tutta la quantità di calore sottratta, vi ricordate graficamente sul piano TS come queste due quantità siano rappresentate da aree geometriche facilmente individuabili su questo piano, e facendo la differenza quello che rimane è proprio l'area all'interno del ciclo, e quindi quella che coincide con il lavoro utile. Quindi questo significa che in questo caso, facendo questa
questa operazione, vedete, il lavoro utile va a ridursi, quello che abbiamo, però diciamo, il rapporto fra quello che otteniamo e quello che abbiamo speso va crescendo, e quindi il rendimento migliora, in ossequio a la termodinamica di questo ciclo. È chiaro che tutto questo ha un limite, nel senso che esagerando con il rapporto di compressione, cioè se facessi una scelta per una P di 2 terzi che arriva di sopra, appunto potrei arrivare ad avere una temperatura di fine compressione pari alla temperatura massima del ciclo, okay? Quindi avrei una T2 coincidente con la T3, e quindi questo che cosa significa? Che il ciclo, vabbè, è un fatto solamente matematico, insomma fisicamente non ha granché senso, insomma significherebbe appunto ridurre, il ciclo smette di essere un ciclo, degenera in un segmento che verrebbe percorso, sempre nell'ipotesi ideale, avanti e indietro, e quindi significherebbe che comprimo ed espando nell'ipotesi ideale ottenendo le stesse quantità di lavoro, cioè il lavoro di espansione sarebbe uguale al lavoro di compressione, e quindi il lavoro utile pari alla loro differenza sarebbe nullo. Quindi è chiaro che questo rappresenta un limite, cioè nel senso che su questa curva io dove mi fermo? Mi fermerò in un punto dove, diciamo, fissate per motivi tecnologici, avendo scelto una certa, ne discuteremo sui criteri su come si sceglie quella temperatura massima, ne discuteremo con calma, ma diciamo, avendo limitato il ciclo superiormente ad una certa temperatura massima T3, è chiaro che in funzione di questa T3 io mi dovrò fermare con la crescita del beta, perché avendo raggiunto questo valore limite che abbiamo appena indicato, sarebbe un ciclo inutile, un ciclo che non produce lavoro utile. E vi ricordo, se vogliamo trovare proprio un valore, diciamo, numerico per questo valore limite del rapporto di compressione, è abbastanza semplice. Se T2, vi ricordate, nella compressione adiabatica reversibile diciamo, è quello che è alla base di questo risultato, vi ricordate, considerando l'equazione della trasformazione, T2 sarà T1 per beta elevato a lambda, ok? Vi ricordate dall'ultima volta che ne abbiamo parlato, abbiamo usato spesso questa equazione per ottenere per esempio questo tipo di risultato. Abbiamo detto, se questa deve coincidere con T3, significa che T3 su T1 sarà beta elevato a lambda, e quindi fissata T1, la T3 evidentemente massima ci darà, fissata, scusatemi, sia la T1 sia la T3, e il loro rapporto scritto in questi termini ci darà il valore del beta limite oltre il quale, diciamo, raggiunto il quale il lavoro utile si annulla. Altra piccola definizione, diciamo, il rapporto fra la T3, vi ricordo, la temperatura massima del ciclo, e T1 è la minima. Questo di solito è un rapporto abbastanza caratteristico in questi cicli, e anche qui per consuetudine questo rapporto viene indicato con la lettera greca teta, e quindi diciamo che teta sarà uguale a beta elevato a lambda, ovvero questo beta limite sarà teta elevato a 2 su lambda. Okay.
Quindi significa che su questa curva, in funzione di quel teta, io mi troverò un valore beta limite, appunto coincidente con teta elevato a 1 sull'angolo. Sarà qua, se teta vale un certo numero, sarà qua o qua o qua a crescere di teta. Però evidentemente c'è questo limite. Ok, tutto chiaro? Va bene. Allora, quindi questo per quanto riguarda il rendimento del ciclo ideale, facciamo invece qualche considerazione sul lavoro utile, quale ancora non abbiamo detto nulla. Allora, prima di passare a un'espressione per questa grandezza, facciamo subito, possiamo fare alla luce di quello che abbiamo appena detto su quello che succede quando facciamo crescere il rapporto di compressione, e ne consegue che abbiamo appena detto che in questo ciclo ci sono due estremi, quindi diciamo per valori di beta. Uno è chiaramente quando beta è uguale a 1, che significa beta uguale a 1? Significa P con 2 uguale P con 1, cioè anche qui c'è un caso limite, un ciclo che degenera in un non ciclo, cioè questa isobara sovrapposta a quella P con 1, quindi praticamente non c'è un ciclo, non c'è lavoro utile, e quindi appunto il valore del lavoro utile è esattamente zero, evidentemente, quando non c'è differenza di pressione. Poi abbiamo detto che fissata una certa T con 3 ci sarà un altro valore del beta, in particolare quella per il quale per teta elevato a 1 su lambda è proprio il nostro beta, raggiunge proprio questo valore, ok? Dove abbiamo appena detto il lavoro si annulla un'altra volta, ok? Quindi siccome la funzione del lavoro, il lavoro in funzione di beta è una funzione continua e derivabile in questo intervallo 1 teta elevato ad 1 su lambda, ci ricordate un teorema in cui si chiamasse di Rolle, questo ci dice, ma ce ne rendiamo conto anche abbastanza agevolmente, che questo tipo di funzione, evidentemente dovendosi annullare in due punti, è chiaro che l'andamento non può essere sempre crescente così come era quello del rendimento, ma implica questo fatto, questa circostanza implica la presenza di un valore massimo relativo. Adesso lo sto disegnando a caso perché chiaramente non lo so, potrà essere così o così o così, questo in questo momento non lo posso dire perché avrei bisogno dei numeri, però sicuramente l'andamento è di questo genere, ovvero un andamento prima crescente con il beta e poi decrescente. Ok? Quello che possiamo fare, possiamo provare appunto a trovare il valore del beta per il quale fissata una certa T con 3 si ottiene questo valore di massimo lavoro utile. Ok?
chiaro il problema. Molto bene. Allora non facciamo altro che scrivere questa espressione del lavoro utile, quindi la differenza tra il lavoro di espansione, che sempre ci ricordiamo le ipotesi del ciclo ideale che abbiamo fatto l'altra volta, ci consentono tranquillamente di ragionare in termini di grandezze specifiche, ovvero per unità di massa di fluido evolvente nel ciclo. Questo vi ricordo perché abbiamo detto che il tipo di fluido rimane sempre lo stesso in ciascun punto del ciclo, non ci sono variazioni nella composizione chimica del fluido, e quindi su questo non ci sono variazioni di massa, cioè il fluido non entra, non esce, rimane sempre lo stesso, e quindi questo ci autorizza a parlare tranquillamente di grandezze specifiche. E quindi il lavoro di espansione, appunto, possiamo vedere specifico per unità di massa di fluido, abbiamo detto sarà L con E, sarà H con 3 meno H con 4, e L con C sarà H con 2 meno H con 1, ovvero appunto in generale ho scritto, quindi dove appunto dicevamo possiamo ragionare tranquillamente in termini in termini di grandezze specifiche, appunto facendo riferimento all'unità di massa. Se abbiamo le solite unità di misura che scegliamo come così, giusto per fissare le idee, quindi stiamo parlando per esempio nel sistema internazionale di kilojoule per chilogrammo di fluido utilizzato. Ok, quindi come al solito questa la possiamo elaborare un pochino, cioè, possiamo giocare un po', quindi tutto questo sarà uguale a C con P, C con 3, C 4, C con 3, meno C con P, C con 1, meno C con 2, C con 1, meno 1, uguale. Questo ci ricordiamo. T con 4 su T con 3, sempre utilizziamo sempre l'equazione della trasformazione, per cui il nostro T con 4 su T con 3 era 1 su beta elevato a K meno 1 su K, per quello che abbiamo chiamato lambda. Okay? E quindi meno T con 1, questo è il nostro beta elevato a lambda, perché T2 su T1, ok? T2 su T1, e questo invece è T4, cioè su T3, T4 è minore di T3, quindi è 1 su beta elevato a lambda, ok? Ancora possiamo fare un piccolo scherzo, scriviamo così. Quindi θ meno
beta, beta elevato a meno lambda, meno beta elevato a lambda, più. Ok? Per trovare il punto di massimo di questa, questa ricordo che è il nostro lavoro utile, quindi dovremmo fare diciamo del con in del beta, ok, che sarà tutto questo non ci interessa perché non ci compare il beta e quindi sarà con P zeta 1 per lambda per beta elevato a meno lambda meno 1, ok? Meno lambda per beta elevato a lambda meno, scusate, sempre per C con P. Ok. Ok. Se introniamo, andiamo a vedere il valore di beta per il quale questa espressione si annulla, evidentemente significa scrivere che questo è uguale a questo, ok? Lo trovate? Sì. Ok, quindi avremo che, scrivo qua, che theta elevato a moltiplicato beta elevato a meno lambda meno 1 sarà uguale a beta elevato a lambda meno 1, ok? Quindi theta sarà uguale a beta elevato a lambda meno 1 meno meno lambda meno meno 1, ok, cioè beta elevato a 2 lambda. E quindi quello che noi stavamo cercando, il valore del beta per il quale si ottiene il massimo del lavoro utile sarà appunto beta elevato a 1 su 2 lambda. Ok? Praticamente questo risultato si insegna anche a disegnarlo, il ciclo di massimo lavoro utile immediatamente. Se partiamo da questa, quindi scriviamo T con 3 su T con 1 uguale a beta elevato a 2 lambda. Quindi appunto T con 3
uguale a tipo 1 per beta elevato a 2 lambda, significa anche che se divido tutto per beta elevato a lambda, significa questo la posso scrivere come tipo 3 su beta elevato a lambda è uguale a tipo 1 per beta elevato a lambda. Questo era il nostro tipo 4 e questo è il nostro tipo 2. Quindi significa che il disegno proprio del ciclo ideale concepito per il massimo, per l'ottenimento del massimo lavoro utile, è un ciclo, ho avuto fortuna quando l'ho disegnato, non ci avevo fatto caso, ma comunque diciamo è un ciclo dove la temperatura di fine compressione, tipo 2, coincide con la temperatura di fine espansione, tipo 4. A livello di ciclo ideale, se io vedo un ciclo disegnato in questo modo, posso immediatamente affermare che quello del ciclo fissato chiaramente, che ho posto, fissata chiaramente la temperatura massima di tipo 3, e di conseguenza con quel rapporto di compressione beta, questo ciclo realizza il massimo lavoro utile possibile. Okay. Con questo l'analisi del ciclo ideale la possiamo ritenere completata. Prima di passare oltre, chiaramente se avete qualche dubbio, qualche perplessità, qualche domanda, dobbiamo un attimo cambiare argomento. Se avete qualche dubbio sul ciclo ideale, tranquillamente ne parliamo adesso, è il momento migliore per parlare. Introdurre il ciclo reale. Lo introduciamo, poi ci dobbiamo fermare per fare alcune considerazioni importanti e poi l'analisi completa del ciclo reale la faremo credo la prossima volta, l'orario.
la principale differenza che abbiamo in considerazione nel passaggio appunto da ciclo ideale a ciclo reale deriva dalla rimozione di alcune ipotesi alla base del che avevamo fatto prima parlando del ciclo ideale. Ovvero, prima di tutto dobbiamo considerare il fluido come un fluido reale, quindi la cui viscosità non è più trascurabile, e quindi questo significa che quando scorre, quando si muove all'interno di un condotto, insomma all'interno delle nostre macchine, ma anche immaginatelo semplicemente per vederlo subito sott'occhio, semplicemente all'interno di un tubo, un'intubazione, è un gas reale che scorre all'interno di una tubazione, evidentemente incontra delle resistenze al moto che derivano da quello che si chiama attrito, come ben sapete. E questo quindi nei flussi reali non può essere chiaramente trascurato. In più, lo accenniamo, però terremo conto in maniera globale, analisi dettagliata la inviamo un po' più in là, è chiaro che anche le singole macchine delle quali si compone il nostro impianto saranno caratterizzate da un funzionamento reale, ovvero da un funzionamento naturalmente soggetto a delle perdite, dissipazioni di energia che derivano da n fattori diversi, come dicevo in dettaglio, un pochino più in dettaglio li vedremo più in là, ma è lecito aspettarsi che una qualunque macchina reale non riesca a trasferire integralmente, senza nessuna dissipazione, l'energia, lo scambio di energia fra fluido e macchina non avvenga senza nessuna dissipazione. Ok, quindi per esempio la trasformazione di compressione reale la possiamo considerare ancora adiabatica con un'ottima approssimazione, perché vedremo poi quando appunto andremo a vedere cosa c'è in quel trapezio che abbiamo visto il simbolo del compressore. Nell'attraversare la macchina il fluido la attraversa con una certa rapidità e diciamo che non ha modo di scambiare calore con il metallo, diciamo, con le pareti metalliche di cui è costituita questa macchina, e quindi l'ipotesi che avevamo fatto all'inizio di compressione adiabatica la possiamo mantenere, è un'ipotesi plausibile anche parlando di compressione reale. Quella che non possiamo più mantenere è quella che questa compressione adiabatica sia anche reversibile, ovvero che tutta l'energia meccanica trasferita dalla macchina al fluido sia incamerata da questo sempre sotto forma di energia meccanica, energia di prima specie. Questa ipotesi la dobbiamo rimuovere, perché appunto se noi conferiamo una certa quantità di energia al fluido reale che cammina in questa macchina reale, fate sempre davanti agli occhi l'immagine di un gas che viene spinto da una forza, quindi da un lavoro, a camminare, ad attraversare una tubazione. È chiaro che questo gas incontra una resistenza al moto, così come incontra questo pezzo di gesso quando io lo spingo sul piano di questo tavolo, che è questa resistenza dovuta alle forze di attrito che si generano tra
dissettava, ovvero tra il fluido e la tubazione. E quindi se io voglio che il fluido cammini, che si sposti all'interno di questa tubazione, come effettivamente accadrà, vuol dire che ciò accade se una parte del lavoro che io sto fornendo, perché glielo sto fornendo al fluido? Per incrementarne il livello di pressione. Però se comunque il fluido deve fisicamente muoversi, camminare all'interno di questa tubazione, chiamiamola così in questo momento, vabbè, è facile poi estendere il discorso a tutta la macchina che chiamiamo compressore, è chiaro che per ottenere questo risultato, cioè l'avanzamento del fluido all'interno di questa tubazione, questo come lo ottieni? Ricordate una frase che vi disse il primo giorno: in campo energetico nulla è ottenuto gratis. Quindi se il fluido riesce a superare una certa resistenza all'avanzamento, questo nostro attivo, è perché sta spendendo, sta utilizzando una parte dell'energia, del lavoro che qualcuno gli sta fornendo al solo scopo appunto di superare questo ostacolo. Quindi il lavoro che gli si fornisce dall'esterno, il fluido lo spende in parte, e ci auguriamo in massima parte, per incrementare la propria energia di pressione, ma per una certa aliquota deve anche spenderlo per vincere queste resistenze al moto, ovvero per far fronte a questo lavoro d'attrito che risulta nell'efflusso reale. E quindi questo significa che se io trasferisco al fluido la stessa quantità di lavoro che gli avevo trasferito nell'ipotesi ideale delle due luna, se gli trasferisco la stessa quantità di lavoro, lui non riuscirà a raggiungere la P con 2, okay? Perché come dicevamo prima ha speso un po' di questa energia per vincere gli attriti. O in alternativa, se per poter disegnare un ciclo coerente, confrontabile con quello ideale che abbiamo detto, quindi se vogliamo che si raggiunga quella P con 2, vuol dire che il lavoro che nella trasformazione reale dovremo trasferire dalla macchina verso il fluido dovrà essere più grande rispetto a quello che avevamo trasferito durante la trasformazione ideale. Perché? Perché dovrà portarsi dietro quel pezzetto, dovrà essere sufficiente da avere quella riserva, chiamiamola così, di energia che gli consenta di superare questi attriti. E quindi la quantità di orologio, quindi significa che il punto 2 si troverà sempre sulla, in questa ipotesi, sempre sulla isobara P con 2, ma spostato verso destra, perché è caratterizzato da un valore dell'entalpia più grande. Per esempio sarà questo punto. Quindi la trasformazione reale possiamo ipotizzarla di questo tipo, ok? E chiaramente, come possiamo osservare, non sarà più isentropica, ci sarà una crescita dell'entropia, che sappiamo significa che di tutta l'energia che abbiamo trasferito al fluido ne abbiamo incamerata una porzione in forma degradata, ovvero quella indisponibile, l'avevamo chiamata, non disponibile a trasformarsi in lavoro. Di fatto, insomma, questo lavoro di attrito che spendiamo in più per portare il fluido sempre da P con 1 a P con 2, se manteniamo l'ipotesi di compressione adiabatica, che fine fa questo lavoro in più che abbiamo fatto? Il fluido se lo ritrova
a incamerarlo sotto forma di calore, di energia termica. Quel lavoro che è stato speso per l'attrito si traduce in un incremento dell'energia termica del fluido. Come sapete, quando uno ha freddo e fa così, si sfrega le mani, tipicamente trae un attimo di beneficio perché le mani cominciano a riscaldare. Cosa le fa riscaldare? Questo lavoro d'attrito che resta per qualche istante sul palmo delle nostre mani sotto forma di energia termica, e per qualche istante, perché poi va dissipato con l'ambiente. Se invece la nostra trasformazione è rigorosamente adiabatica, questo calore resta incamerato all'interno del fluido ed è appunto rappresentato, evidentemente, rappresentato dalla dall'area A1, 2', cioè l'area sottesa alla trasformazione, che rappresenta proprio questo lavoro d'attrito, ovvero possiamo chiamare calore di irreversibilità, si chiama proprio così. Ok? E quindi questa trasformazione, poi su questo dovremo tornare a ragionare, come avevo detto, introduciamo il ciclo reale, poi ci fermiamo per fare alcune considerazioni, anziché analizzarlo subito, per andare a vedere sostanzialmente quanto valgono lavoro utile e rendimento, così come abbiamo fatto per il ciclo ideale, lo dovremo fare chiaramente a maggior ragione per il ciclo reale, però prima di fare questo dovremo fare alcune considerazioni su queste trasformazioni, cioè sulla differenza appunto per esempio fra la compressione reversibile e la compressione reale. Ok, arriviamo a disegnare però tutto il ciclo e poi facciamo queste osservazioni. Okay, procediamo un altro po' e scherziamo un po' di due. Quindi diciamo, la trasformazione di compressione reale si differenzia da quella del ciclo ideale proprio a causa della sua irreversibilità, che comporta un incremento dell'entropia di fine trasformazione e sposta il punto di fine compressione sull'isobara più a destra rispetto a quello della isentropica. È chiaro che questo è un esempio che io vi ho appena disegnato. È chiaro che quanto maggiori sono queste dissipazioni di cui stiamo parlando, tanto più si sposterà, insomma, o nel senso che io ve l'ho disegnato così, ma poteva essere così o ancora così, eccetera, dipende a questo punto, e ne parleremo, come vi dicevo, tra un pochino, cioè dipende da quella che chiameremo qualità della trasformazione reale, okay? Intendendo appunto per qualità il ne parleremo, dicevo, più in là, per qualità, diciamo, la maggiore spesa che si ottiene rispetto a che è necessario sostenere rispetto alla trasformazione reversibile che scegliamo come riferimento. Ok, ma ripeto, lo faremo più in là. Quindi, ad esempio, il nostro punto di fine compressione non sarà più il punto 2, ma il punto 2. Me lo accennavo anche qualche giorno fa. A questo punto quindi abbiamo lasciato il compressore sempre restando fedeli a quello schemino che abbiamo visto l'altro giorno. Tutti non ci fa male rifarlo. Questo sarà il nostro punto 2',
Questo è il nostro scambiatore lato caldo, che è quello dove appunto avviene la somministrazione di calore. Questo. Questo scambiatore appunto superiore, mantenendo questo tipo di schema che poi tra breve andremo a sostituire con lo schema degli impianti reali, che è molto più semplice ed efficace rispetto a questo, ok? Possiamo però tranquillamente ipotizzare che la caduta di pressione all'interno di questo scambiatore sia modesta. In realtà c'è, se dovessimo proprio fare dei calcoli per arrivare a definire con grande precisione la esatta posizione di ciascun punto rappresentativo del ciclo, dovremmo tenere conto di una certa perdita di carico, si chiama così la caduta di pressione, che appunto è naturale nel momento in cui il fluido ha ricevuto l'incremento di energia all'interno del compressore, quindi ha raggiunto la sua pressione massima quando quando lascia, appena esce dall'ultimo pezzetto di compressore, che poi viaggia all'interno di questa tubazione, evidentemente viaggia a spese, come fa a viaggiare? Si viaggia a spese proprio di questo suo patrimonio di energia di pressione che il compressore gli ha conferito. È chiaro che se stiamo parlando del ciclo reale, quindi quello discorso sugli attriti, le resistenze al moto di cui abbiamo parlato relativamente alla fase di compressione, è chiaro che questo discorso esiste ancora, anche parlando semplicemente del cammino che deve fare il gas all'interno di questo scambiatore di calore. Cioè, abbiamo detto, immaginiamo una serie di fasci di tubi all'interno del quale scorre il gas freddo e sulle cui pareti esterne invece ci sarà un gas caldo che dovrà accedere il calore. Questo nostro gas, che appunto stiamo chiamando freddo, insomma il nostro fluido di lavoro, quindi abbiamo detto cammina all'interno di questi tubi in virtù dell'energia di pressione che aveva ricevuto quando ha attraversato il compressore. Però, come stavamo dicendo, è chiaro che vincere le resistenze al moto tipiche di un efflusso reale, di un fluido reale come appunto il gas di cui stiamo parlando in questo momento, è chiaro che attingendo al proprio patrimonio di energia di pressione, è chiaro che la pressione che arriva quando entra in questo fascio di tubi non sarà proprio la stessa rispetto a quella che ha quando uscirà, nel senso che quando esce ce l'avrà leggermente più bassa. Però appunto valori pratici, quando poi parleremo bene degli impianti reali, posso assicurare che la macchina dove avviene questo scambio di calore è un po' più semplice rispetto a questo schema di questi tubi di cui vi sto parlando, quindi diciamo la caduta di pressione nella macchina dove appunto avviene la somministrazione di calore è, anche nella realtà, nell'impianto reale, è modesta, molto modesta, nel senso che nella peggiore delle ipotesi è circa un 2% del valore iniziale, nel senso che se entra con una pressione di 50 bar, esce con una pressione di 49 bar.
e quindi se noi la consideriamo costante stiamo trascurando 1 su 50 bar, e quindi è una, questo nella macchina meno sofisticata, altrimenti questa caduta potrebbe essere anche l'1%, 1.5%, quindi ancora più ridotto. In poche parole, diciamo, è universalmente accettato il discorso. Quindi dicevo, questo significherebbe che il punto 3, a questa fissata la temperatura, si troverebbe su un'isobara, diciamo, ecco, il punto, chiamiamolo 3 primo, sarebbe un pochino più che, scusate. Più in basso rispetto al, a quanto previsto dal ciclo ideale. Però appunto molto più esagerato questa scala, questa distanza, praticamente sarebbe, diciamo, da queste parti, okay? E quindi, diciamo, è invalso l'uso di considerare ancora a pressione costante la trasformazione di somministrazione di calore anche nel ciclo reale, e quindi considerare a questo punto, non fare questa distinzione fra 3 e 3 primo, e quindi considerare il punto di massimo livello energetico del fluido ancora una volta il punto 3 sull'isobara di Condon. Poche ancora considerazioni e poi ci fermiamo un attimo. La fase di espansione, come siamo già abituati a vederla, come una fase speculare rispetto a quella di compressione, è chiaro che il discorso che abbiamo fatto per sottolineare la differenza fra la compressione ideale, ovvero aria batica reversibile, e quella reale, quindi che è irreversibile, e lo possiamo ripetere tranquillamente per quanto riguarda la trasformazione di espansione. Anche in questo caso, anche per l'espansione reale, possiamo continuare a pensarla adiabatica, cioè anche in questo caso è ottima l'approssimazione che ci consente di dire che il gas caldo, il 11.3, attraversa la turbina rapidamente in maniera tale da non avere modo di cedere calore alle pareti metalliche della turbina. Quindi con ottima approssimazione possiamo dire che anche l'espansione reale è ancora adiabatica, però come per il caso della compressione certamente non sarà reversibile, nel senso che quei discorsi sugli attriti, sul degrado dell'energia meccanica e dell'energia termica sarà presente evidentemente anche all'interno della turbina, e quindi caratterizzerà anche la fase di espansione. Quindi che vuol dire? Che questa parte dell'espansione appunto sarà caratterizzata da un valore, da un punto di fine espansione, ancora una volta sempre sulla stessa isobara di Condon, ma caratterizzato da un valore dell'entalpia più alto, dovuto appunto al calore di irreversibilità che si è generato durante la trasformazione reale. La trasformazione l'abbiamo supposta adiabatica, quindi questo calore che si genera internamente alla trasformazione, che fine fa? Resta in seno al fluido, e quindi in termini di incremento lo troveremo sotto forma di incremento dell'entalpia che il fluido si ritroverà allo scarico, all'uscita della turbina, e quindi la trasformazione reale, grosso modo, la possiamo immaginare di questo tipo.
E quindi il nostro ciclo reale a questo punto si differenzia, come vedete, almeno dal punto di vista grafico, è uno di quei cicli rispetto agli altri che ci diremo, in cui vedete, almeno dal punto di vista grafico, la differenza fra ciclo ideale e ciclo reale non è enorme rispetto dal punto di vista grafico, perché appunto consiste sostanzialmente nella differenza, le differenze si concentrano sostanzialmente sulla trasformazione di compressione e sulla trasformazione di espansione, che saranno ancora adiabatiche, ma certamente non più isoentropiche, ma entrambe ad entropia crescente. E poi, stavo trascurando di dirlo, ma avete intuito da solo, il discorso che abbiamo fatto sulle perdite di carico sullo scambiatore superiore, chiaramente lo possiamo ripetere pari pari per lo scambiatore inferiore, e quindi considerare la sottrazione di calore ancora a pressione costante lungo l'isobara P con 1. E quindi, come dicevo, il risultato, il ciclo reale risulta trasformato rispetto a quello ideale sostanzialmente per le differenze che si riscontrano nella trasformazione di compressione e in quella di espansione. Qualche vostra osservazione su questa introduzione al ciclo reale? Tutto chiaro? Tutto chiaro, ragazzi? Vabbè, allora riposiamoci qualche minuto.